Ciao a tutti, sono Sigello e oggi mi cimenterò in una rivincita contro la polizia ergastolante. Sigello contro polizia ergastolante. Parte 2. I celebrolesi dei poliziotti mangiaciambelle se ne pentiranno di avermi accottato nel video precedente di GTA San Andreas. Sigello contro polizia ergastolante. Parte 1. Ora tiro fuori la mia arma segreta, il cazzo armato, cioè volevo dire carro armato. Attivo la missione vigilante per attirare gli sbirri. Il grande re di San Andreas avrà la sua vendetta. Il grande re di San Andreas? Sì, certo. Come no? Tanto lo prenderai nel culo come nel video precedente. Questo è da vedere, brutto ergastolano pugnettaro. Cazzo, ma perché devi sempre rompere a me invece di rompere a mille miglia loquendisti presenti su YouTube? Perché mi diverto a dilatarti i maroni fin quando la morte non ti bussa alla porta? Vai a fanculo, questa volta sarà diverso, di certo non morirò come nel video precedente. A tutte le unità! A tutte le unità, Sigello è di nuovo impazzito e questa volta sta guidando un carro armato sperando che ci fa fuori tutti. Fermiamolo al più presto possibile. Non mi prenderete mai, brutti ciambellari del cazzo. Io sono il grande re di San Andreas e chi si oppone a me verrà ucciso. Forza, fatevi avanti. Chi è il prossimo? È appena iniziata la terza guerra mondiale. Chi partecipa? Dai, non siate timidi. Voglio solo spappolarvi con il mio sparafiga esplosivo XD. Fermo dove sei, non hai il diritto di scolarti la grappa bocchino. Ah no, volevo dire non hai il diritto di parlare. Ma attaccatevi al cazzo, sbirri minchia. Modera i termini, perché adesso ci saranno tre grappe di sospetto. Ah no, ridaje con sta grappa, volevo dire tre selle di sospetto. Ma cosa cazzo dite? Parlate con il culo invece con la bocca. Parla per te adesso che hai le tre selle di sospetto, ora attaccati a sta minchia, ora ci sarà un elicottero pronto a farti il culo quanto porta capuana. Ma, fin quando ho il carro spappola tutto, cioè volevo dire carro armato, non temo niente nulla. Perciò preparatevi a morire. Sono un elicottero di merda e adesso morirai. Che vergogna, il pilota dell'elicottero ha la mia stessa voce, io gli darei l'ergastolo. Loquendo Napoli, ma che fai? Non hai il budget per le nuove voci? Vai a lavorare, barbone di merda. Adesso hai quattro grappe bocchino, cioè quattro stelle di sospetto. Ti conviene arrenderti finché sei in tempo, coglionazzo. Ti prendo ops mancato. Beh, fa niente XDDDD. Ma che nabboni, non sapete fare di meglio? Sapete, sto iniziando ad annoiarmi. Cosa cazzo fate? Non perdete tempo a scolarvi la grappa e prendete a sto coglionazzo del negrazzo. Coglionazzo lo dice a che la puttane mant. Che vergogna! Sigello che insulta il capo dei poliziotti con un accento volgare. Io gli farei ribaltare il carro armato. Come ti sei permesso ad abbattere il nostro collega di prima? Ora chiedi scusa in ginocchio, altrimenti ti infileremo dei dildi esplosivi a forma di proiettili. Ho affrontato pericoli più gravi di questi. Non sarete certo voi sbirri minchia a fermarmi con le pallottole che escono dall'elicottero. Fate silenzio che sto per scolarmi la lacrima Christi. Viva la grappa, cioè, viva la figa. Oltre ad esserci poliziotti ciambelloni, ci sono pure poliziotti ubriaconi. Non ci posso credere. State messi male. Beh, peggio per voi, la vostra schifosa vita sta per essere messa a repentaglio. Perciò preparatevi, così smetterete di soffrire XD. E sto elicottero del cazzo che emana una luce fastidiosa. Il bello è che non sono riuscito manco a colpirlo, beh, meglio per lui, soffre di meno rispetto alle auto degli sbirri minchia che sto facendo esplodere. Che c'è? Ti sta sul cazzo la luce che ti emano, vero? Ora stai zitto e beccati sti pallottoloni. Teste di cazzo, ma avete un cervello bacato? Sono ancora nel carro armato, sono al sicuro fin quando questo mezzo è invulnerabile ai proiettili. Uffa, che palle, da ore che mi state inseguendo, non sapete veramente fare di meglio?
ma che celebro lazy lol. Ha parlato il gran re di San Andreas, che è il più intelligente del mondo. Almeno che il tuo carro armato non si ribalterà e non tenterai di scappare a gambe levate come un coglionazzo. Zitto Mino ergastoloso, nessuno ti ha chiesto di parlare, questo è da vedere. Non credo che un carro armato così resistente persino al mio sperma si ribalterà. Quindi tace e vedi di non buttarmi la sfiga addosso. Oh cazzo, parlando mi so beccato la quinta stella. Taci tu Aonino, me li hai tirati addosso. No. Baffanculo Mino del cazzo. Se ti prendo ti ammazzo. XDD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 
situazione non promette nulla di buono, sto più bucato di un tossico di fratta maggiore. E ora beccatevi Stonissi la forma di supposta atomica. Cazzo! Alla fine ho finito per suicidarmi, perché non ho posizionato bene il lanciamissili. Fanculo.